Questa situazione, diciamo, nel corso del tempo ha fatto sì che si affievolisse da prima fino poi a scomparire con l'attribuzione del duat unicamente, non più nella parte relativa all'equinozio di primavera alternato all'equinozio d'autunno, ma permanentemente correlato all'equinozio d'autunno. E quindi il duat, che durante l'inverno era ben visibile nel cielo e sarebbe stato un mondo supero, in realtà è come se fosse stato obliato da questo tipo di occhio, e il duat è diventato per definizione il mondo infero. Così, quando la cultura greca si è avvicinata ed andava a fare dei veri e propri master all'interno della cultura e del mondo egizio, visto che lì era la culla di antichissime conoscenze. Noi sappiamo che astronomi del calibro di Parco e Eudosso, statisti del calibro di Solone, forse lo stesso Platone, dei master, diciamo, di approfondimento delle conoscenze nell'antico Egitto, grazie alla dominazione dei Romei, o che si aveva cominciato a sviluppare, ad approfondire, a correlarsi in questo modo. Quindi, quando si sono avvicinati agli sacerdoti che detenevano le conoscenze, chiedendo ai greci: ma dov'è situato il mondo delle anime, il mondo degli spiriti? Un po' per la valenza calendariale e un po' per questo assetto strutturale, gli è stato risposto che il Duate era un mondo infero, situato sotto la linea dell'orizzonte. E un po' i greci, un po' con, diciamo, un beneficio di inventario, hanno finito per considerare questo mondo come se fosse realmente posto genericamente sottoterra, perché tanto è vero che noi sappiamo cosa succede, per esempio, nell'Iliade e nell'Odissea, dove viene detto che gli eroi, per recarsi nel mondo infero, devono scavare delle buche dentro la terra. Con una procedura o un rituale ben preciso, non viene detto dove, logicamente, perché questo non era visibile con le conoscenze che gli egizi avevano dato agli stessi greci. Questa cosa è poi rimasta come patrimonio culturale anche per i latini, perché vediamo come per esempio nell'Eneide il discorso era omologo, e questa tipologia di conoscenza che l'inferno, che trae la sua origine etimologica appunto dalla preposizione infra, sotto, venisse collocato ancora nella Divina Commedia come un luogo a specifico generico sottoterra. Quindi vediamo che a volte delle errori o delle cattive valutazioni portano a una costruzione cosmologica del tutto alterata rispetto a quella che era il pensiero originale. Ebbene, noi sappiamo invece, grazie appunto alle ricerche che ho compiuto e che ho cercato di sviluppare, che alcune costellazioni, tipo la costellazione di Sta-Orione, quindi una costellazione estremamente importante, uno snodo celeste citato moltissime volte nelle antiche testi delle piramidi, così come nei testi dei sarcofagi del Libro dei Morti, era una costellazione che era molto vicina al Duat, in cui veniva detto in altre circostanze che non troppo distante da questa costellazione c'era la possibilità di iniziare un viaggio che avrebbe portato appunto al mondo dove erano, di cui erano originari gli stesse divinità, gli stessi Netero. Quindi vedremo che alcuni tipi di localizzazioni celesti abbinati al Duat non erano semplicemente dei semplici valori teologici, ma gli stessi egizi, sulla stessa linea d'onda degli ebrei, quando dovevano indicare il luogo di provenienza delle loro divinità, e in questo caso il Duat, ripeto, era un luogo intermedio di un viaggio più lungo che veniva strutturato, pensato con dei termini che ritenere puro frutto di fantasia non coglie assolutamente la profondità e la completezza di questo pensiero, correlavano appunto il Duat a un luogo ben preciso del cielo che, guarda caso, corrisponde a un certo tipo di analisi che abbiamo fatto in precedenza per Kimach, perché potremmo dire che la regione del Duat è correlabile in un luogo che da questo luogo
del cielo, che per gli egizi era Tau e per gli ebrei era Chimach, sicuramente non era molto distante. E noi sappiamo che venne descritto tutta una serie di divisioni sostanziali, con tutta un'architettura fisica, concreta, con dei passaggi della barca di Ra attraverso degli stretti condotti fatti a gomito e a curvatura, in cui c'era una forte dimensione di una forte temperatura, forse espressione di un certo tipo di attrito, che si snodava per le 12 ore del Duat, cioè equivalenti al cammino del sole durante le ore notturne. E poi, quando si arrivava alla conclusione di questo Duat, noi vediamo che in moltissime raffigurazioni provenienti dalle tombe dei faraoni, sia del periodo Ramesside, quindi della 19esima e della 20esima dinastia, sia del periodo precedente, sempre nel Nuovo Regno, cioè della 18esima dinastia, veniva correlato a una raffigurazione di una chiusura in muratura a cul di sacco, cioè circolare, che apparentemente chiudeva ermeticamente la possibilità di sopravanzare e di uscire dal Duat. Ma a questo punto troviamo che proprio alla conclusione di questo bastione rappresentato come un muro, e questo ci fa ricordare per esempio delle descrizioni che un filosofo greco elaborato, sviluppato, le cui tematiche sono state portate avanti da Tito Lucrezio Caro, cioè vale a dire nel suo De Rerum Natura, ci dice che compito di certe divinità era quello di processit extra longe flammantia venia mundi, cioè di andare avanti di gran lunga oltre le fiammeggianti mura o bastioni del mondo, quasi a ritenere che i bastioni del mondo, cioè dell'universo conosciuti in quel caso del Duat, avessero una loro matrice solida, corposa e strutturata in maniera evidente, che chiudesse e impedisse la possibilità di andare oltre. E infatti attraverso un escamotage particolare, grazie alla personalità e alle caratteristiche simboliche svolte dal dio Shu, il dio dell'atmosfera, il dio dell'aria, che grazie alla sua componente, che tante volte vediamo raffigurata nelle antiche tombe, assicurava la possibilità, grazie alla sua energia, alla sua attività, di aprire uno stretto passaggio attraverso queste flammantia menia mundi, per dirla con Epicuro, cioè di queste fiammeggianti bastioni che chiudevano il Duat, e consentire attraverso questo passaggio a far sì che la barca di Ra, su cui qualche volta saliva il faraone stesso, continuasse il viaggio, e questo viaggio continuava per molto molto spazio e andava a finire ai limiti dello spazio-tempo, dove i termini delle dee del tempo, si abbinavano alla dea del Nu e Nunet, cioè delle due componenti dell'abisso cosmico, sia nella componente maschile che femminile, quindi le divinità primigenie, in cui la divinità dello spazio profondo dell'abisso cosmico erano strettamente associate a quelle che erano le dee, il dio e la dea, del tempo, dell'eternità, del lungo periodo di tempo, quasi a pensare che si arrivasse veramente dall'altra parte dell'universo e alla fine dello spazio-tempo. Quindi vediamo come tutta una serie di concetti e di strutturazioni molto complesse, apparentemente articolate, e se non avessero avuto un barlume, uno, di comunicazione da parte di qualcuno che avesse fornito agli stessi egizi un quadro così conclamato e così strutturato e conseguenzialmente, diciamo, pensato, mette male che dei parti di fantasia fossero arrivati a dei concetti così, ripeto, complessi e soprattutto così intercorrelati reciprocamente. E la correlazione, la condivisione di certi tipi di strutture del cosmo, se vengono lette
in certe situazioni dove degli elementi simbolici impersonati da queste figure possono essere letti in una chiave scientifica su base astronomica, vengono veramente i brividi da considerare che, chiaramente espressi con dei mezzi culturali tipici dell'epoca, come descrizione di fenomeni solidali, con descrizione di qualche cosa della natura, si vedevano, se letti con una lunghezza d'onda particolare, possono essere interpretati a chiave astronomica del tutto impensata.